Siamo giunti all'ultimo atto di questa stagione disastrosa, di questa stagione dove veramente non c'è niente da festeggiare, dove non c'è niente da ricordare, dove c'è veramente da voltare pagina il prima possibile. Questa live reaction sarà molto lunga perché faremo durante la partita il punto della situazione e andremo un po' ad analizzare anche gli aspetti positivi, veramente pochissimi che ci sono, e negativi di questa stagione che fortunatamente oggi giunge al termine. Dove partire? Partiamo dal fatto che, come ho già spiegato, durante le partite di Cagliari, Genova e anche Torino sono partite che non contano niente, però io lo stesso le voglio vedere vincere. Questo è solamente il mio desiderio. Durante la partita col Genova vi ho detto che il prossimo clean sheet di questa squadra arriverà il prossimo campionato e non avete dato modo di smentirmi. Sarete una squadra già retrocessa e sappiamo già com'è andata con un'altra squadra già retrocessa, o che praticamente gli mancava poco, che era il Sassuolo. Partita anche quella da dimenticare nel calderone di partite da dimenticare giocate quest'anno, che sono veramente troppe. Gioca Mirante, gioca Gabbia, gioca Benasser, il quartista, ragazzi, ripeto, quello che succederà in campo è veramente il sottofondo a tutto ciò che dobbiamo dire, e mi auguro di essere il più sintetico possibile, anche se non sarà per niente semplice. Da quando ho cominciato a recappare le mie live reaction su TikTok, ho avuto anche modo di confrontarmi con un pubblico più ampio rispetto a quello di YouTube, e forse da un lato era pure quello che mi serviva, perché il pubblico di YouTube è molto affezionato, è un pubblico che io adoro tantissimo ed è un pubblico mille volte più maturo rispetto al pubblico di TikTok. Anche se comunque qualche persona che parla di calcio con cognizione di causa, va detto che anche sulla piattaforma a schermo verticale siamo ancora in grado di trovarla. Ho avuto tantissimi commenti: ma che tifoso sei, di qui e di là. E ragazzi, io continuo sempre su questa linea. Io, quando ho scelto di tifare Milan, che non è assolutamente la squadra della mia città, sia chiaro, ho deciso di tifare Milan perché, quando ho fatto questa scelta, ero consapevole della squadra che andavo a tifare, ero a conoscenza della storia di questa squadra e io volevo tifare una squadra vincente. E gli sono stato accanto sin dal giorno zero. Mi sono visto Champions League vinte, Champions League perse, scudetti vinti, scudetti persi, Coppa Italia vinte, Coppa Italia perse, me ne sono viste di tutti i colori, però non mi sono mai staccato dalla squadra di un centimetro. Da chi mi stacco io? Io mi stacco da chi ne fa parte, mi stacco da questo tipo di persone. E mi tocca anche dire che spesso e volentieri mi ci stacco anche senza alcun tipo di problema. Il Milan è sempre il Milan, è sempre la squadra, non è la squadra numero uno per me, è l'unica squadra che esiste. Però quando bisogna criticare, prendere le distanze e o non condividere ciò che le persone interne alla società dicono o fanno, io mi devo sentire libero di farlo. Questo penso che sia una cosa abbastanza chiara e lecita per me. Io ho visto, ripeto, un Milan stellare, purtroppo per pochi anni. Avrei voluto tanto vedere il Milan stellare di una volta. Ho visto un Milan alla deriva, che non era minimamente paragonabile con questo. E sappiamo già di che era geologico che stiamo parlando. Lo sappiamo tutti a cosa mi sto riferendo, però dal mio punto di vista sarebbe anche il momento di smetterla, di pensare a quando in panchina del Milan c'era Montella, perché dall'altra parte di Milano alzano la media di 2 trofei a stagione, non uno, 2, e noi siamo qua ancora a pensare a uno scudetto vinto 2 anni fa. Secondo me non è questo il modo di lavorare, non è il modo di procedere. C'è ringraziamento a Stefano Pioli, che comunque io lo riconosco tantissimo il lavoro che ha fatto. È il momento di cambiare. E più che altro è tanto che è il momento di cambiare, e bisognava cambiare almeno un anno fa. Io sono sempre stato di questa idea. Mi dispiace che siamo dovuti arrivare a vedere cose inenarrabili. 70 e fischia gol presi in stagione, 5 gol subiti nel derby, l'Inter che vince lo scudetto a casa tua, eliminazione insignificante dalla Roma, il Milan che non era mai stato eliminato da una Coppa Europea da una squadra italiana, lui c'era uscito 2 volte in 2 anni, tantissime altre cose. Ah, e nelle 10 peggiori sconfitte nella storia del Milan di 125 anni, 3 sono sue. Quindi quello che vi dico è, però è anche vero che io sono consapevole del fatto che dovevano cacciarti,
che il cambio andava fatto almeno l'estate scorsa, però se tu sei l'allenatore di una squadra come il Milan devi anche essere in grado di portare a termine certi compiti, perché poi nel calderone delle critiche ci finisci anche tu, e purtroppo ci finisci anche per primo, perché certe partite che la squadra non ha vinto, che poteva tranquillamente vincere, non possiamo che dare a te la responsabilità. Due di queste, Napoli e Lecce, non possiamo veramente dare la colpa a nessun altro. Inizia la partita, ragazzi. Inizia l'inutilissima Milan Salernitana. Vi ricordo che abbiamo affrontato la Salernitana 5 volte e ne abbiamo vinto soltanto 2. Questo è un dato statistico molto preoccupante. Non so se Milan farà 3 oggi, però io spero veramente che questo evento cambi. Leao che corre davanti a lui. Renders, Leao subito solito, gioco, entra in area, cade giù, non c'è nulla, Giroud. Subito. La risposta. Grande parata di Fiorello. E poi carica San Siro, Olivier Giroud. Sì, forse l'unica cosa a cui veramente tengo è l'addio di Giroud. È veramente la cosa che mi tocca tanto. E io in realtà non ho mai creduto alla maledizione del 9. Renders tirerà da fuori. No, Giroud. Leao. Se tiri così, zio. Dicevo che non ho mai creduto alla maledizione del 9. Per me le maledizioni nel calcio non esistono. Abbiamo avuto numeri 9 scarsi. Questa è la verità. Luis Adriano, Pato in fase calante. Torres, forse sì, Torres non ce lo aspettavamo, è vero. Forse nemmeno Higuain ce lo aspettavamo, però abbiamo avuto numeri 9 molto discutibili. Quindi non è maledizione, è solamente incapacità di prendere dei giocatori di qualità. Perché ragazzi, il numero 9 della Juve era Higuain, il nostro era Luis Adriano, il numero 9 dell'Inter era Lukaku, il nostro era Mandzukic a fine carriera, giustamente. E quindi ragazzi, non è una maledizione, è semplicemente che il Milan è da praticamente il primo arrivo di Ibrahimovic, neanche il secondo, il primo, che non investe soldi importanti in un attaccante. Purtroppo è la verità. Potrei dirvi forse un investimento che ha reso è stato Bacca, perché era un giocatore forte in un Milan veramente tremendo, ma non è bastato. E Bacca non aveva il numero 9. Ecco il mio commento. Quanti altri cross dobbiamo fare prima di un gol? Pulisic, sinistro, Fiorillo. Terza parata in 10 minuti. Buttaste in porta magari. Lasciamo stare. Tante, è sempre la solita storia che finalmente stasera giunge al termine. Finalmente da stasera non se ne parla più. Adalic che difesa che si apre. Ma manco la folla, il carnevale di Viareggio si apre così quando passino carri. Madonna che roba, madonna, cioè, ripeto, nemmeno la folla e il carnevale si apre così. Dai che la liberazione è vicina, mancano 79 minuti alla liberazione. Ragazzi, non ce la faccio essere triste per Pioli, proprio non ce la, mi dispiace, ma io ci ho provato, giuro, ci ho provato, ma è più forte di me. Cioè, grazie per... forma di contestazione del tifo. Contestazione, va disertato lo stadio per la contestazione, va disertato. Nonna, se prendete Fonseca veramente zero abbonamenti dovete fare. Che poi io ho il mio pensiero e adesso ve lo espongo. Fonseca per la Roma che gli hanno dato non ha fatto per niente male. Il problema è che non è l'uomo giusto per il Milan, non è l'uomo che può colmare il gap con l'Inter o con la Juve che farà Thiago Motta. Non è minimamente vicino da poter colmare sto gap. Rischia di fare la fine di Pioli, rischia di bruciarsi quando bastava veramente ragionarci 10 secondi in più. Esonerare Pioli l'anno scorso, l'avete voluto tenere. È successo quello che è successo. Volete prendere Fonseca e succederà praticamente la stessa cosa. Che situazione. Un allenatore vincente, vogliamo un allenatore con dei cazzo di trofei in bacheca. Costano, sì, pagano. Comprate un giocatore in meno, ma un allenatore che ne valga la pena. Comprate, gli allenatori non si comprano, però ingaggiate qualcuno che magari si fa pagare, ma ne sappia di calcio. Appuntamento da ricordare, qui cercato Leao. Attenzione, Fiorino la perde. E Leao fa il gol più facile della sua stagione sull'errore di Fiorillo. Non sono d'accordo. Ne aveva parecchi altri che poteva fare, però vabbè. Vai ad abbracciare il distruttore. Vai ad abbracciare il distruttore. Bravo, vai. Vai ad abbracciare quello che ha perso 6 derby. Vai ad abbracciare quello che ha incassato 70 gol in stagione. Vai ad abbracciare quello che si è fatto rimontare a Napoli, a Salerno, a Lecce, tra un po' perde col Sassuolo, si è fatto riprendere dal Genoa. Vai a abbracciare lui. Erroraccio di Fiorillo, ma sti cazzi. Vediamo come vi fate fare il gol del pareggio, ragazzi.
non si sa mai, perché vi conosco. Vabbè, non so che dirvi. Mi dispiace, ma non esulto, mi dispiace. Lo so che questa cosa ingiustificatamente vi dà parecchio fastidio, ma non esulto. La mia esultanza, dopo che l'ultima speranza di poter fare qualcosa di utile questa stagione si è affievolita durante Roma-Milan, per me le esultanze non esistono più. O meno, per la stagione 23-24 si esulta quando c'è da esultare, non quando fai delle sostanziali amichevoli, perché questo sono. Voi esultavate al trofeo team? No, nemmeno io. E allora è giusto che non ti esulti neanche adesso. Il fuoco si era rialimentato per aver vinto 7 partite consecutive, tra cui Slavia Praga, Fiorentina, Lecce, Empoli. Dai, ma è una presa per il culo questa. Cioè, capito. Poi come l'asticella si è rialzata un pochino, perché ti è arrivata la Roma, ti è arrivato il derby, sei riuscito a pareggiare pure col Sassuolo. Veramente l'uomo dai mille record negativi. Cioè, io devo fare festa a uno che ha perso 6 derby di fila, prima volta nella storia del Milan, l'unico che in 4 campionati per 3 volte ha preso 5 gol. Cioè, ma seriamente, cioè devo applaudire, ma io quando finisce la partita spengo tutto e me ne vado a fanculo, ma che devo ringraziare? Devo ringraziare che il prossimo anno speriamo ci sia qualcuno di meglio, perché voi forse non capite quanto è grave la situazione, forse non ci arrivate, buon per voi che non ci arrivate. Pronto Florenzi a battere, Giroud marcato da Gyökeres, va dentro, va dentro. Questo mi dispiace. Uno come Giroud mancherà tantissimo a questa squadra. Se tante partite le abbiamo giocate praticamente in 10 perché lui non è pervenuto, è perché qualcuno ha fatto in modo che non pervenisse, e non i difensori avversari. Giocatori come Giroud, ve lo dico io, a parte che Giroud con un altro allenatore avrebbe fatto il doppio dei gol, primo. E secondo, giocatori come Giroud, prima di rivederne con la nostra maglia, del tempo passerà. Difficilmente li rivedremo, e ve ne accorgerete più là col tempo. Ora posso capire che sia difficile pensare una cosa così. 2-0, ma la partita non è mica finita qui, sei tranquilli. Cioè, mi dispiace non che abbia fatto gol, sia chiaro, mi dispiace che perdiamo un giocatore che comunque ha 38 anni e il prossimo anno andrà per i 39 sulle spalle, quindi questo è, diciamo, un addio un po' forzato, perché è un giocatore straordinario che dal mio punto di vista è sempre stato forte, solo che ogni anno che passa a quell'età potrebbe essere deleterio. Meglio chiudere il capitolo essendo sulla cresta dell'onda piuttosto che affondando, come è stato fatto con l'allenatore, perché tutte le strade portano a Roma, ragazzi. Cioè, l'ultima volta che abbiamo fatto 100 gol in un anno è la stagione 2011-2012, che comunque amo Ibra, Pato, Inzaghi all'ultimo anno, Robinho, amo un attacco, un signor attacco avevamo, però non avevamo neanche una difesa così di merda, perché il Milan, se c'è una cosa che effettivamente non gli si può dire, sono i gol segnati, quello è vero, però se ne fai 100 ne prendi 70, comunque pirla 6. E non so come fare il secondo con delle statistiche così, onestamente. Perché siamo l'11ª difesa del campionato e la cosa è veramente da dimenticare. Perché veramente neanche con Inzaghi, Montella e Gattuso prendevamo così tanti gol. Tornare in Serie B comporta delle decisioni diverse. Leao, frenata, Leao dentro. Fernandez 3-0. Con il 3-0 del Milan in 37 minuti. Sono 99 gol in stagione per i rossoneri. E quindi, statistica molto importante. Cioè, Kvar è nova. Sembrerebbe buono, però visti certi gol annullati, tipo a Chukwueze, alleavo a Roma con la Lazio, niente mi sorprenderebbe più. Fuori gioco. Vabbè. Mi sono ritornato a 2-0 che vedevo lì. Tanto la sbrodolata la farete lo stesso, quindi non c'è neanche motivo di discutere, ragazzi. La sbrodolata la farete lo stesso. Dai che manca 50 minuti più recupero, la liberazione. Alla fine di questo scempio, alla fine di questo strazio, alla fine di questo schifo. Giro incontro. Lascia la palla a Teo Hernandez, che può accelerare. Hernandez, c'è Leo largo, Teo Hernandez, sì, vabbè, sei un coglione. Scarica, sempre la solita storia, sempre la solita, cioè, anche quando non conta un cazzo, uguale, solita cosa. Nella serie. Il primo tempo da mettere dentro.
morbida col colpo di testa di Gabbia. Al colpo di testa di Gabbia. Finisce, manca, ragazzi, non ci posso credere. Sono contentissimo, mancano solo 45 minuti alla liberazione. Che bello. Non vedo veramente l'ora. Ci vediamo per il secondo tempo. Si inizia, ragazzi, manca sempre meno alla liberazione. Andrea a destro. Ci siamo, gol della Salernitana, ci siamo ragazzi. Come Caldara. Ecco il mio pensiero. Fuori Leao per Adli. L'ennesima piolata. Anche la tua ultima partita, fenomeno. Dentro Simi. Io mi ricordo quando giocavo alle Crotone. E non vorrei succedesse anche stasera. Sapete, vi conosco. Dai raga, mezz'ora la liberazione, mezz'ora. Tomori che regala un calcio d'angolo. Prima volta che si vede, vero? Magari ci fanno pure gol. Sambia. Anche maggiore. Palla lì, dove c'è Simi, che anticipa Mirante, entra in campo e segna Nuanco Simi. Bello. Primo pallone toccato, detto. State a vedere Simi gli da calcio d'angolo. Niente. Non è marcato praticamente. Cioè, siete troppo prevedibili. Guarda qua, solo. Chi se lo piglia? Nessuno. Tomori, che cazzo? Giroud così. Accorcia la distanza. Altro gol su cross, altro gol di testa, altro gol segnato dall'attaccante che è totalmente indisturbato. Cioè, almeno si facesse spazio, facesse a sportellate, lo cercasse il gol. No, loro non gli serve contro Mina questa cosa, non gli serve. Finta, accelerazione. Ciao, una dentro. Sul secondo palo con Simi e Mirante che ci arriva. Traversa, quasi secondo gol di testa in 2 minuti. Fantastico, ragazzi. È veramente incredibile. Che difesa con la Brodo. Ripeto, io lo devo ringraziare. Ma di che lo ringrazio? Di cosa lo ringrazio quando vedo queste cose? Ah, vaffanculo. Chissà perché sempre su 2-0 si svegliano le altre squadre, eh? Chissà perché. Tarrandez è partito. Va, passala. Benacer. Giroud. Giroud col destro. È arrivato forse un po' scarico qui Olivier Giroud. Incrocia, no? Sì, la palla era... Che ti devo dire? Che ti devo dire? Mi viene soltanto da ridere. Un quarto d'ora da liberazione, ragazzi, eh? Dai. Basta solo tenere duro. Hernandez, Pulisic. Cambiarla radicalmente. Abbiamo sentito le parole di Furlani. Cross verso Calabria. Calabria! Sulla palla orbita di Pulisic. Sei il capitano del Milan. 3-1. Primo gol stagionale di Davide Calabria. Pensa un po', questa è la dimostrazione che veramente ce lo possono fare tutti. Vabbè, dai, quando non conta più un cazzo, vabbè. 3-1, a un quarto d'ora dalla fine. Dai, su, fatemi finire sta partita così vado a letto, dai. Simi ancora lì, vicino a Mirante, a dar fastidio. Una volta però marcato. Palla tagliata. Niente, oh. Ce la fate proprio, eh. Che cazzo è, Pirozzi? Ce la fate proprio, eh. Cioè, sui calci d'angolo veramente siete. Ma neanche la peggio squadra di Serie A. Peggio squadra della Serie A, Serie B, Serie C, Serie D. Perché questo siete. È imbarazzante su quanti gol di testa prendete. Veramente non lo so. Veramente mi rifiuto, io ci rinuncio. Pulisic contropiede, vedete come l'ho mandata a puttane. Non facciamo gol su contropiede a gennaio. Benacer, avanti di portiere. Benacer si incarta. E rientra tutta la difesa, ragazzi. Ultimo gol di contropiede 7 gennaio contro l'Empoli. Vi ricordo, non riuscite a sfruttare un mezzo contropiede. E io devo ringraziare, ripeto, chi? Cosa ringrazio? Di cosa devo essere contento? Cosa mi deve mancare a me? Non ne ho veramente idea. Datemi un suggerimento. Esce Giroud. E qua l'applauso lo faccio anche io, perché lui sì che si merita il meglio. Come anche Kier. Puoi combattere la tua dirigenza, puoi combattere il tuo allenatore, puoi combattere chi vuoi, ma il fisico non lo combatterai mai. E invece lui l'ha combattuto, la sua età l'ha combattuta fino all'ultima partita che ha giocato col Milan. E quindi questo è quello che si merita, uno stadio tutto in piedi per lui. Nava e Caldara. Vabbè. Caldara libera, Benacer tocca. Sambia la riprende. Sambia. Ma va nel traffico, Sambia. Sul sinistro prova, un grande diagonale trovato. Questi la pareggiano, ragazzi. Questi la pareggio, lo dico io. Conosco troppo bene i miei polli e conosco troppo qualcuno che finalmente da oggi, anzi da domani, non sarà più l'allenatore del Milan. Conosco troppo bene i miei polli. Questi la pareggiano, segnatevelo. E anche presto. Trato anche Kier. Sempre più convinto che la pareggino. Kier gli ha dato una mano enorme. Ecco già Kier che è uscito di posizione. C'è una
Palla dentro. Saluto su sinistro. C'è una prova. La prova para sulla respinta. Simi 3-3. Raga, che ho detto? San Siro di Simi è in. No, no, ma sapete che c'è? Sta stagione c'è da finire. Finisce adesso. Finisce adesso, veramente non ce la faccio più. Basta. E questo. Questo è il riassunto di questa stagione, ragazzi. Mentre stavo facendo la reaction al trofeo Berlusconi, che era Monza Milan di agosto scorso, dissi che quest'anno sarebbe stato problematico, ma non pensavo a questi livelli. Sinceramente non me lo sarei mai immaginato. Vabbè, ragazzi, basta, basta, non ce la faccio niente più. Non ce la faccio niente più. Per me la Salernitana può farne altri 6, il Milan può farne altri 6. Saluto Giroud, saluto Pioli, saluto Chiesa, saluto Mirante. Ci si vede per l'Europeo, perché veramente io ho esaurito le mie forze. Basta. Basta, mi avete esaurito. Basta. Che bel modo. Che bel modo.